Buongiorno. In questi giorni due blogger, Irma Panova Maino del mondo dello scrittore e Desiree Pedrinelli di Letture al Contrario, in preparazione del Book City di Milano, a cui parteciperemo il 16 novembre, ore 11, alle sale panoramiche del Castello Sforzesco, chi si trovasse da queste parti. Ci farà molto piacere se verrà a conoscerci personalmente. Se comunque queste due blogger stanno presentando la mia casa editrice Edizioni Esordienti ebook come un caso editoriale. Ora, la cosa mi lusinga, ma ci tengo a dire che non sono assolutamente d'accordo sul fatto che Edizioni Esordienti sia un caso editoriale. Edizioni Esordienti semplicemente è il tentativo ed è l'impegno di fare della buona editoria. E se questo è un caso editoriale, ebbene siamo messi male. E che cosa vuol dire fare l'editore? Allora, nella mia idea, secondo la mia idea, fare l'editore vuol dire selezionare dei manoscritti che piacciono innanzitutto a me, sperando di incontrare il gusto di certamente non tutti i lettori, ma di una fascia di lettori abbastanza vasta. E devo dire che questo sta succedendo. Ovviamente un po' mi faccio dei nemici perché dico tanti no a tanti autori, però vedo che comunque le mie selezioni sono ritenute buone da una fascia sempre più ampia di lettori e devo dire anche da alcuni grandi editori che mi stanno shippando gli autori, ma questo da un certo punto di vista mi fa perfino piacere. Allora, l'editore quindi deve prima di tutto selezionare, poi deve distribuire in modo efficace quello che pubblica e che seleziona. E finalmente, secondo me, deve anche pagare i diritti d'autore. Sembra una cosa stupida da dire, ma in realtà non è così perché sono moltissime le case editrici che per tanti motivi, magari anche per effettive difficoltà, non pagano gli autori. Io ritengo che anche quei pochi euro, non pensate che i nostri autori si possano arricchire, assolutamente no, ma ritengo che anche quei pochi euro che si possono dare a un autore siano un segnale importante, segnale che vuol dire quello che mi hai affidato ha valore. Io lo considero un valore e quindi come tale ti riconosco anche i proventi economici che derivano da queste cose. Questa è pura giustizia, intendiamoci, però io so che per esperienza anche personale purtroppo molte case editrici non pagano affatto. Perché selezionare e come mai sono io a selezionare? In realtà la selezione ultima, anche se ho dei collaboratori che leggono, la selezione ultima la faccio io. Ma perché ho dei titoli per farlo, insomma, non parlo tanto di titoli di studio che comunque possiedo, ma parlo soprattutto del fatto che io da sempre sono una grande lettrice. E che quindi ho dei gusti precisi e ho anche dei gusti che sono stati, tra virgolette, educati dalla lettura di tantissime opere. Io leggo veramente un po' di tutto. Dagli anni 90 poi collaboro con il sito del Rifugio degli Esordienti, con Dana e Libri, di cui tuttora seleziono il catalogo e ho lavorato ormai tantissimi anni, anche come ghostwriter. Ovviamente è un segreto, le cose che ho scritto non posso rivelarle, però ho lavorato moltissimo nel ghostwriting, quindi non soltanto so leggere, ma penso anche di sapere scrivere abbastanza bene. Allora, la scelta che ho fatto
fatto diventando un editore 3 anni fa è stata quella di proporre agli autori, che io continuo a dire non ancora famosi, perché la parola esordiente a volte può dare fastidio a qualcuno, anche se specialmente se non è il primo libro. Io ho degli autori che hanno pubblicato 2, 3, anche 4 libri con me ormai. Dicevo, questi autori non ancora famosi, secondo me è molto importante che accettino l'idea di pubblicare il formato ebook. Perché l'ebook? Intanto perché è il futuro. In secondo luogo perché si può veramente fare una distribuzione non soltanto italiana, ma andando anche oltre frontiera. Io comincio a vendere anche all'estero, in Inghilterra, in Canada, negli Stati Uniti, e adesso stiamo andando in Spagna, in Germania, prossimamente anche in altri paesi, attraverso delle piattaforme di distribuzione. E quindi veramente il libro viene reso fruibile dai lettori. Poi per di più non si impolvera, non diventa obsoleto con la rapidità di un libro di carta, e inoltre si può pubblicare con dei costi, degli investimenti ridotti, cosa che è praticamente impensabile per il cartaceo, perché pubblicare un cartaceo e distribuirlo decentemente vuol dire investire una grande quantità di denaro che quasi mai ritornerà indietro, cioè vuol dire lavorare in pura perdita, ed è per questo anche che molta piccola editoria tradizionale, anche editoria sana, cioè non editoria tipografica prestata alle editorie, insomma io li chiamo così, con tutto rispetto per i tipografi, intendiamoci, è comunque in crisi, in difficoltà, perché non ce la fanno più. I costi sono diventati troppo, troppo importanti, i distributori e i librai vogliono una fetta considerevole del prezzo di copertina di un libro, e quindi non si sta più nelle spese, insomma. Allora, l'editoria in questi anni in Italia è andata sempre peggio. È andata sempre peggio, ma non parlerò neanche tanto di cifre, ma è andata peggio perché la grande editoria si è volta a pubblicare o il libro del calciatore, del divo o cose del genere, oppure ha acquistato diritti di traduzioni di best seller stranieri, o ancora ha aspettato che qualche sporadico scrittore italiano si facesse le ossa, magari con una piccola editoria, si mettesse in luce così, e poi ha colto il frutto, diciamo maturo, ma sono stati pochi casi, no? Quindi c'è stata mancato investimento nelle nuove leve da parte dell'editoria tradizionale. Per quanto riguarda la piccola editoria, ha continuato a vivere una piccola editoria sana, magari di nicchia, molti piccoli editori si sono, diciamo, non vorrei dire accontentati, ma in realtà si sono volti veramente al mercato degli autori esordienti, che poi sono, insomma, tante persone che hanno voluto pubblicare un libro senza avere in realtà i requisiti per farlo, senza aver scritto delle cose valide, ma chiaramente sono disposti a pagare per soddisfare il loro narcisismo. E quindi in Italia si pubblicano tantissime cose che sarebbe meglio non pubblicare, e a spese però di autori che forse ingenuamente, forse non so, pensando chissà che cosa, vogliono in realtà appunto pubblicare un libro. E questo ha rovinato l'editoria italiana.
Allora, per pubblicare con edizioni esordienti, quindi bisogna essere disposti e rassegnarsi a sottoporsi a una selezione. Noi rispondiamo a tutti, cerchiamo di farlo con gentilezza, ma selezioniamo. Che cosa bisogna fare? Allora, bisogna mandarci un file, possibilmente un file editabile. Io chiedo sempre non PDF e continuo a ricevere valanghe di PDF. Non so se mi rivolgo a delle persone che mi capiscono oppure no, ma evidentemente devo essere io che ho qualche problema di comunicazione. Non PDF, quindi, perché ho spiegato anche, il motivo è questo, non è che vogliamo fare chissà quali trasformazioni sui vostri libri, vogliamo però poterli leggere su dei tablet, su dei reader, e il PDF, che è un formato rigido, si presta male ad essere trasformato in ebook. Quindi noi facciamo una grossolana trasformazione del file in ebook e lo leggiamo senza usare carta, senza sprecare carta e inchiostro. I generi che vogliamo ricevere? Originariamente io ho accettato un po' tutti i generi. Adesso devo dire che l'orientamento principale è sui romanzi, romanzi di genere, romanzi mainstream, su una saggistica di alta qualità, tesi di dottorato o comunque dei saggi di persone competenti. Poesia sono un po', sono molto difficile io sulla poesia, però anche questa viene selezionata e difatti diversi dei nostri poeti hanno avuto dei grandi riconoscimenti, penso a Giorgio Astolfi, penso a Andrea Leonelli, Andrea Tavernati, quindi voglio dire, la poesia mi piace molto, vende poco, ma mi piace averla in catalogo, quindi sono disponibile a vedere raccolte poetiche, però sappiate che sono estremamente selettiva su questo. I nostri tempi, ho ancora dimenticato una cosa, ecco, non mandateci racconti brevi, raccolte di racconti, non ci interessano. Quindi saggi, romanzi di vario genere, poesia, magari, eventualmente. I nostri tempi non sono brevissimi. In genere si aggirano su 6 mesi, però rispondiamo a tutti. Dunque, sono così lunghi perché i miei collaboratori magari leggono dei manoscritti, mi segnalano quelli che a loro parere potrebbero essere interessanti e io li voglio leggere per intero. E quindi, siccome ho tante cose da fare e una sono, ci metto un po' di tempo. Ecco, quindi preghiamo di avere un po' di pazienza. Nel frattempo, se vi iscriverete alla nostra newsletter, ci seguirete su YouTube e magari interverrete a volte con qualche commento, possibilmente anche critiche, ma possibilmente costruttive, ci farà molto piacere. Grazie a tutti gli autori, spero di non avervi annoiati, ma ho avuto piacere di fare questa dichiarazione di intenti di Edizioni Esordienti. Dateci una mano, mandateci i buoni manoscritti e sosteneteci anche magari comprando i nostri ebook sui vari store. Alla prossima!